Ebbene sì, come ogni anno e come ogni finale di stagione che si rispetti, ci ritroviamo oggi qui per il pagellone ufficiale del Calcio Monza 2023-2024. Monza che ha terminato la propria stagione al 12° posto, raggiungendo la salvezza con largo anticipo, un altro campionato memorabile, storico per il Monza, ma che nel finale ha fatto un po' storcere il naso ai tifosi. Andiamo a vedere giocatore per giocatore, singolo per singolo, che voto gli ho assegnato e ovviamente parto col dire che aspetto i vostri commenti e i vostri voti qui sotto. Fatemi sapere, scatenatevi, queste sono le mie pagelle. Di Gregorio, 8. Solo quando è mancato abbiamo capito quanti punti abbia portato nella classifica del Monza. Sostituirlo non sarà un'impresa affatto facile, se non impossibile per i livelli ai quali ci ha abituati. 4 anni di Monza indimenticabili, da riserva di Lamanna a titolare per un Monza quasi d'Europa. Romantico anche il giorno dell'addio all'Allianz Stadium, che sarà con tutta probabilità la sua futura casa. Sorrentino, 6. Con lui fra i pali, almeno 2 gol subiti sono stati una costante. Sfortunato più che colpevole, e le qualità, per quanto ha potuto, le ha messe in mostra. Abbastanza per essere il portiere titolare del Monza? Difficile dire di sì, ma l'età è dalla sua parte. Paolo Marì, 6,5. Leggermente in fase calante ad inizio stagione, col passare delle partite torna ad essere la colonna portante della difesa brianzola. Una stagione più difficile della scorsa, certo, ma nella quale si dimostra ancora una volta una garanzia per questa squadra. Izzo, 6,5. O lo ami o lo odi. Anche lui parte più timido dello scorso anno, ma lo spirito combattente viene fuori col tempo. È l'idolo della tribuna est e non solo. Le partite contro le big, su tutte la Juve, lo esaltano. Caldirola, 5,5. Un brianzolo doc titolare del Monza in Serie A. Ci si potrebbe quasi scrivere un libro su di lui. Peccato che nel secondo anno di A queste pagine siano state leggermente macchiate da una mancata concessione di continuità che non gli ha permesso costanza nel rendimento. Birindelli, 6,5. Tanta corsa, tanto sacrificio, ma quasi sempre poca concretezza, sia in termini di assist che in termini di reti. Per ciò che non aveva dimostrato lo scorso anno, la sua stagione è sicuramente positiva, anche se ancora a reti bianche. Ottimo per un Monza da parte destra della classifica, ancora troppo poco per la parte sinistra. Andrea Carboni, 7,5. Che sorpresa! Da partente certo, quest'estate, mister Palladino lo convince a rimanere, plasmandolo nel ruolo fino a quel momento inedito di terzino sinistro, uno degli uomini da cui ripartire il prossimo anno e costruire il futuro del Monza. Kyriakopoulos, 5. Arrivato per sostituire Carlos Augusto, lo ha fatto rimpiangere ancora di più. Dopo una falsa buona partenza iniziale, si perde nel percorso e ritrova la titolarità solo nel finale di stagione per mancanza di alternative, non funzionale sia in fase offensiva che in fase difensiva, a tutti gli effetti l'anello debole del Monza. D'Ambrosio, 5,5. Stagione a due facce. Nel girone di andata è forse il miglior difensore biancorosso. Nella seconda, l'età e gli infortuni si fanno sentire. Un finale di campionato pieno di errori e sbavature che l'ex Inter non aveva ancora palesato nella sua carriera. Pedro Pereira, 5. Le fasce non sono state certo il punto di forza di quest'anno. Anche lui, come Kyriakopoulos, non si dimostra utile alla causa Monza. Peccato, perché anni fa prometteva tanto bene. Gagliardini, 5,5. Come l'altro ex interista D'Ambrosio, sembrava imprescindibile nella prima parte di stagione. Un'autentica rinascita dopo anni di bui in nerazzurro, per poi ritornare nel dimenticatoio e non lasciare minimamente il segno, tanto da non meritarsi una piena sufficienza. Bondò, 7,5. Forza, dinamicità, reattività e grinta. Queste sono solo alcune delle caratteristiche che abbiamo potuto conoscere del francese classe 2003. Chi lo avrebbe mai detto che dopo una stagione anonima in Serie B alla Regina potesse diventare indispensabile per il Monza da Serie A? Forse solo il mister, un altro capolavoro firmato Raffaele Palladino. AcPac Pro 6. Una stagione a fasi alterne, cambia spesso ruolo nel centrocampo senza mai trovare stabilità e centralità. Alla lunga risulta comunque utile alla causa, ma forse un po' tutti quanti ci aspettavamo qualcosina in più da un giocatore che ha giocato in Champions League. Pessina, 7. Si potrebbe parlare per ore del capitano. Non spicca per numero di gol e numero di assist, ma per capitale umano, leadership e centralità all'interno della squadra.
qualità che non sono bastate per convincere Spalletti, che nelle sue convocazioni per Euro 2024 ha deciso di puntare su altri valori. Forse è lui l'unico vero imprescindibile della rosa biancorossa. Zerbin, 6,5, arriva a gennaio e parte a 1000, poi cala e si spegne inspiegabilmente per riprendersi nella parte finale di campionato. Un peccato non averlo visto spesso dal primo minuto. Che ci sia un motivo dietro, noi non lo possiamo sapere. Quel che si sa è che Zerbin l'anno prossimo farebbe molto comodo. Churria, 5,5. Forse l'involuzione più grande della stagione passata, e dispiace molto conoscendo l'uomo Patrick Churria. O forse l'anno scorso che ha overperformato oltre le sue potenzialità? Di certo c'è solo che è stata un'annata da dimenticare, travagliata dai molti infortuni che non gli hanno consentito di sprigionare le sue principali peculiarità, la corsa e il sacrificio. Valentin Carboni, 6. Difficile giudicare la sua stagione, con la dovuta premessa che stiamo parlando di un classe 2005, la sua è stata un'annata fra alti e bassi. Tanto talento, ma anche tanta panchina, e visto il grande impatto di inizio stagione, forse ci si aspettava qualcosa in più. Vignato, 6. Abbiamo ancora tutti negli occhi la grande prova dell'Olimpico contro la Roma. Peccato che sia stato l'unico lampo insieme ad un gol casalingo in un'annata rovinata dalla pubalgia. La speranza è che questi continui stop non abbiano ripercussioni nel prosieguo della sua carriera. Daniel Maldini, 7. Chi lo avrebbe mai detto? Arrivato come il figlio di, si è creato un suo nome e un suo stile a suon di reti pesanti. Peccato per l'infortunio nella parte conclusiva del campionato, ma a tutti gli effetti è una delle migliori sorprese dell'intera Serie A. Colpani, 8. È stato l'anno della sua consacrazione. Dopo diverse stagioni non da protagonista, diviene titolare e capocannoniere del Monza in Serie A, tanto da meritarsi anche la convocazione di Luciano Spalletti in autunno. Se si potesse dare il pallone d'oro biancorosso, andrebbe certamente a lui. Dani Mota, 7. Uno dei superstiti dei primi Monza firmati Fininvest. Anche quest'anno si riconferma genio e sregolatezza, un'altra stagione segnata dall'incostanza nelle prestazioni, tanto da essere stato bacchettato dallo stesso Palladino in conferenza. La sua stagione è da 6,5, ma quel gol a Genova non si può dimenticare tanto facilmente. Colombo, 5. Arrivato a poche ore dalla chiusura delle porte del calciomercato estivo, non comincia male la sua avventura in biancorosso, siglando 3 pesanti reti in poco tempo. Che sia stata una mera illusione? Il resto della stagione fa pensare proprio di sì. Juric, 7,5. Arriva a metà gennaio e cambia modulo e volto all'11 biancorosso. Si dice che nel contratto ci sia scritto che possa segnare solo di testa. Battute a parte, si dimostra una riparazione di lusso del mercato invernale, tanto da meritarsi la titolarità e la fiducia del pubblico in vista della prossima stagione. Non una cosa banale per una piazza che ha visto deludere tanti centravanti. Ed infine il mister, Palladino, 7,5. Si ritrova con una squadra indebolita rispetto allo scorso anno, ma trova subito un ritmo da metà classifica. È costretto a trasformare in titolari giocatori che prima quasi non considerava. Con alcuni questa scelta si rivela vincente, con altri meno. Nonostante ciò riesce a mantenere la rotta e a conquistare la salvezza con settimane di anticipo. Peccato solo per il finale di campionato, altrimenti sarebbe stato un 8 pieno. Buona fortuna per tutto. Voto stagionale al Monza, 7. Per il secondo anno consecutivo della sua storia in Serie A, il Monza termina più vicino alla zona Europa che alla zona retrocessione. Se ci pensiamo, è un'impresa per una squadra che non è mai stata in Serie A. Certo, si poteva concludere meglio, ma non dimentichiamo le difficoltà che ha dovuto affrontare mister Raffaele Palladino nel gestire una rosa abbastanza indebolita rispetto allo scorso anno e soprattutto a seguito della scomparsa della vera anima, forse, di questo Monza, il presidente Silvio Berlusconi.